Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova rubrica in cui vi parlo delle mie vecchie partite di torneo. E la partita che porto oggi l'ho giocata nel novembre 2018 contro un forte maestro Fide, ma non perdiamo altro tempo. Io sono i bianchi, ho giocato E4, D6, D4, cavallo F6, quindi abbiamo una difesa Pirc o Pierce, mai capito quale sia la pronuncia esatta. Cavallo F6, cavallo C3, G6. Qua ci sono veramente molti sistemi per il bianco che promettono un buon vantaggio in questa apertura. Il più aggressivo è F4, ma anche cavallo F3 è ottima. E alfiere G5, G3, ce ne sono veramente tanti. E io qua ho giocato alfiere 3, che è la mossa che stavo un po' sperimentando allora. E secondo me è una delle scelte migliori per il bianco in tutte più o meno tutte le varianti il bianco ottiene un buon vantaggio contro la Pirc. Qua sorprendentemente la mossa giusta non è alfiere G7, ma è C6. Ci sono dei dibattiti teorici poco interessanti a riguardo, ma C6 dovrebbe essere la mossa corretta. Donna D2. Il bianco si prepara a attaccare un eventuale fianchetto del nero e prepara anche l'arrocco lungo. B5. B5, mossa tipica di espansione della Pirc, minaccia B4, il cavallo si sposta e cavallo per E4. Motivo per cui ho giocato alfiere D3, che è la mossa giusta. Qua, ok, in genere il nero prosegue con cavallo D7 e prepara una rapida E5. Ma ci sono anche tanti piani legati alla spinta C5 per reagire al centro. E il mio avversario ha optato per uno di questi, con la mossa donna A5, che è una mossa un po' secondaria, ma di certo non è perdente. H3, questa è una mossa molto utile per tutelare l'alfiere in E3, che è l'alfiere che è necessario per attaccare un giorno nel caso il nero decida di arroccare corto. Cavallo D7, cavallo F3, B4, cavallo E2. Mi ricordo che questa linea l'ho preparata col mio vecchio maestro, ancora quando abitavo a Vicenza, ere fa, ma veramente su questa linea contro gli avversari più deboli ho sempre ottenuto veramente tanti tanti punti. C5, C3. Questa, allora, quando l'ho giocata mi è sembrata praticamente l'unica mossa sensata. Al motore non piace molto, al motore preferisce A3 per sfruttare meglio questa posizione della donna sospesa. Ma in realtà, dopo, per esempio, C per D4, cavallo per D4, la posizione del bianco è convincente perché qua praticamente su tutte le linee il pedone B4 salta. Ma dopo A3, se gioca una mossa semplice come alfiere B7, sinceramente non vedevo grossi sviluppi. Il motore dà questa variante: D per C5, cavallo per C5, donna per B4, donna per B4, A per B4 e cavallo per E4. E dà un vantaggio molto grande al bianco che ok, non è nulla di tangibile. Non, in partita non mi ha convinto. Ovviamente non ho visto questa variante, però A3 mi sembra poco logica. Mi sembra più logica supportare il centro con una mossa normale come C3. C3, B per C3, B per C3. E probabilmente il modo giusto di affrontare questo schema per il bianco. Qua doveva essere alfiere A6 per il nero, che mira a cambiare qualche pezzo, che è sempre una buona scelta quando il nero è in ristrettezza di spazio. Qua il bianco è riuscito a installare un grandissimo centro. E, ok, alfiere A6 per esempio, alfiere per A6, donna per A6, E5, che era un po' la mossa che speravo di fare io con vantaggio, ma cavallo E4, donna C2, D5, la posizione è più o meno equilibrata, quindi probabilmente alfiere A6 sarebbe stata la scelta migliore per lui.
che però ha deciso di giocare C4, una mossa che sembra dinamica, ma in realtà dopo C4 l'alfiere, ok, è preferibile che non mangi perché se no cade un pedone centrale importante. Dopo alfiere C2, il fatto che la situazione al centro si sia stabilizzata dà molte chance al bianco anche di giocare non solo sul lato di re ma anche sul lato di donna. Quindi un centro veramente stabile che garantisce buon margine in praticamente tutte le linee. Alfiere G7, arrocco, arrocco. E ora in partita pensavo che in caso di arrocco potessi partire subito con un attacco rapido sull'ala di re. Ma dopo averci pensato un po', ho pensato che in caso di alfiere H6 probabilmente il mio avversario avrebbe potuto iniziare a darmi noie dall'altro lato della scacchiera con la semplice torre B8. E quindi ho pensato questo piano interessante, che è prima di risolvere tutti i problemi sul lato di donna, non dargli nessun controgioco, facendo qualche mossa utile sul lato di donna, per dopo concentrarmi sul lato di re. E quindi ho trovato la mossa torre B1, che è una mossa molto forte secondo me, perché lascia il nero senza un piano chiaro, e ha funzionato abbastanza bene in partita, perché dopo cavallo B6, torre B4, il bianco addirittura ha il tempo di raddoppiare sulla colonna B, che si è aperta dopo i vari cambi sul lato di donna. Alfiere D7, A4, il bianco guadagna spazio anche sul lato di donna. Torre C8, torre B1. Ok, dopo torre B1 non vedevo nulla per il mio avversario per creare gioco, e infatti ha giocato una mossa un po' sterile come E6, che magari si propone di giocare D5 dopo, ma D5 è sempre una mossa poco plausibile, perché dopo E5 il centro si chiude e il bianco ha vita facile sul lato di re. Quindi dopo E6 ero abbastanza convinto che fosse il momento giusto di iniziare l'attacco. Alfiere H6. Questa è una mossa abbastanza chiave, perché l'alfiere verrà cambiato per il principale difensore delle case deboli intorno al re, quindi una mossa fondamentale da fare. E il mio avversario si prepara alla difesa con alfiere 8 per ridislocare i pezzi sul lato di re, da dove si difende certamente meglio. Cavallo G3, anch'io porto i miei pezzi in quel lato della scacchiera. Cavallo D7, donna F4. Ok, l'ideale per il bianco sarebbe provocare questo cambio per avere la donna in posizione molto aggressiva. E in caso di alfiere per G7, ok, anche questa è una mossa del tutto plausibile, però il re copre allo stesso modo dell'alfiere le case H6 e F6. Quindi per il bianco è preferibile arrivare con la donna direttamente in H6. Per questo donna F4. Donna F4 minaccia il pedone D6. E il nero non ha molto altro da fare. Ok, se fa altro diverso da E5, probabilmente il bianco prosegue con manovre di questo tipo, portando altri pezzi in gioco e avendo un attacco veramente molto violento. Per questo motivo il nero ha deciso di giocare E5. E dopo donna G5 il bianco inizia a mettere le prime minacce, perché se adesso l'alfiere non mangia H6 ma il nero gioca una mossa difensiva tipo donna D8, il nero perde subito per via di alfiere per G7, re per G7, cavallo F5 e cade il fondamentale pedone D6, ma con lui tutta la posizione del nero crolla completamente. Ok, quindi dopo donna G5 il nero è costretto a giocare alfiere per H6, e questo è un altro risultato per me, perché riesco a mettere la donna in H6 senza che ci siano pezzi che controllano queste case. Vedete come le torri, che in genere non hanno un ruolo attivo in questo tipo di attacchi sulla Pirc, stanno svolgendo un ruolo estremamente utile per prevenire ogni controgioco sul lato di donna. Donna D8, questa è una mossa fondamentale per tornare in difesa. E qua in realtà iniziavo a pensare a sacrifici possibili sull'arrocco. Però vediamo, prendiamo
stavo prendendo in considerazione cavallo F5, che all'inizio mi sembrava buona, ma dopo G per F5, cavallo H4, per saltare in F5 e dare questo matto qua, il nero fa giusto in tempo a tornare in difesa con donna E7, cavallo per F5, donna F8. Ok, il bianco ha un grande compenso per il pezzo, però è un rischio che non è necessario correre. Qua il bianco è una posizione veramente comoda, molto offensiva e può anche fare mosse tranquille di preparazione all'attacco e vedere come si prosegue. In particolare volevo trovare un ruolo attivo per l'alfiere in C2 che non sta facendo nulla, essendo chiuso dal pedone in E4. E in questo modo ho trovato la mossa A5. A5 è una mossa molto, molto forte secondo me, perché lascia il nero senza troppe prospettive e prepara l'attivazione dell'alfiere tramite alfiere A4. Alfiere A4, anche cambiarlo per un pezzo che difende come il cavallo in D7 potrebbe essere già uno scopo per l'alfiere in C2. Quindi qua non ci sono troppe mosse per il nero. Se il nero fa donna E7, il bianco può anche entrare con torre B7 prima di giocare alfiere A4 e ha un attacco ancora anche molto forte anche sul lato di donna. Un raro esempio in cui il bianco attacca da entrambi i lati con successo. E quindi dopo A5 mi aspettavo la mossa giocata in partita, che è torre B8, che inizia a semplificare un po' sul lato di donna. Ma avevo previsto che dopo... Ok, scusatemi. Prima di valutare torre B8, naturalmente donna per A5 non funziona, perché adesso la donna si allontana dal lato di re e cavallo F5, la linea che abbiamo visto prima, in questo caso funziona molto bene, perché la donna non fa in tempo come prima ad arrivare in F8 e la minaccia cavallo per F5 e donna G7 è semplicemente inevitabile. Quindi la mossa del testo è torre B8. E dopo il cambio però, ora dopo torre per B8 il nero è in imbarazzo, perché se mangia di cavallo perde il pedone E5, cavallo per B8, D per E5, D per E5, cavallo per E5, il bianco guadagna un pedone centrale, ma tutta la posizione del nero anche in questo caso collassa. Quindi il mio avversario ha deciso di giocare donna per B8. Però donna per B8 si allontana dal lato di re, quindi prontamente anche cavallo F5 funzionava, ma anche la più normale, cavallo H4, semplicemente minacciando cavallo F5. Ora donna D8 anche qua non è abbastanza veloce, questa minaccia di matto, questa rete di matto è inevitabile anche in questo caso. E quindi dopo cavallo H4 il mio avversario decide di giocare per il controgioco giocando donna B2, lasciando completamente mano libera al bianco sul lato di re, ma sperando in qualche controgioco con qualche scacco. E naturalmente il bianco non si deve fermare e la mossa giusta è cavallo F5. Cavallo F5, G per F5, cavallo per F5. E qua sembra non esserci difesa contro il matto in G7, ma c'è cavallo H5, restituendo il pezzo. In partita avevo calcolato donna per H5, ma dopo donna per H5, ok, la posizione del bianco è vinta anche abbastanza facilmente. Però dopo donna C1, vabbè, anche era H2, ma è più sicura alfiere D1. Cavallo F6, il nero sta controllando entrambi gli scacchi sulla colonna G, perché in questo frangente qua il bianco minaccia questi due scacchi qua con matto a seguire in G7. Però donna C1, alfiere D1, cavallo F6, donna F3, donna F4 e ok, la posizione del bianco è vinta anche se cambia le donne, ma ci vuole ancora parecchie mosse per vincere questo finale. Quindi in partita ho trovato alfiere D1, quindi
Il bianco non si riprende il pezzo, ma gioca alfiere di 1 perché lascia il nero senza mosse. Semplicemente donna C1 adesso non c'è perché la donna sta coprendo questa casella. Quindi l'unica mossa che è rimasta al nero di difesa è donna B1. E soltanto adesso donna per H5. Quindi questo è un miglioramento rispetto alla variante di prima, perché la donna sta in B1 invece che in C1. Quindi non controlla la casa G5. E cavallo F6 ora non è abbastanza perché donna G5 e poi matto. Vediamo un'alternativa a donna B1. Il nero qua poteva pensare a cavallo F6, ma anche questa non funziona perché c'è un semplice matto con cavallo E7. Cavallo stava difendendo la casa F8 e adesso il bianco ne approfitta dopo cavallo E7, re H8, donna F8, cavallo G8 e donna per G8 matto. Quindi anche in questo caso il bianco riesce a dare matto. Quindi dopo cavallo H5 non ho mangiato il cavallo, ma perché semplicemente alfiere di 1 è un'inversione di mosse che priva il nero di questa importante mossa difensiva che controlla un po' di case scure. Qui adesso non c'è semplicemente più niente da fare, non c'è difesa contro tutte le minacce del bianco. E dopo donna B1, donna per H5, il mio avversario ha giustamente abbandonato. Ok, questa è stata una vittoria che mi è piaciuta molto, anche perché questo è un avversario con cui ho giocato altre 3-4 volte e non ero mai riuscito a battere, anzi ho perso tutte le partite, penso. Quindi ho molto rispetto per il mio avversario, scacchisticamente parlando. E quindi è stata una vittoria abbastanza soddisfacente. Ok, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Ci vediamo al prossimo tra un paio di giorni. E mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi!